Buonasera mister, buonasera. Sono Lorenzo Pulcione di Sportelli, innanzitutto benvenuto, grazie. Buon lavoro. Grazie. Io volevo chiederle subito questa scelta di tenere gli allenamenti a porte chiuse questa prima settimana per lasciare tra virgolette tranquilla la squadra da possibili malumori e contestazioni dell'ambiente dopo. Scusa, prego. Ho dimenticato una cosa importante e magari poi ti risponde il mister dopo un'attenta valutazione, la cosa ufficiale che dovevo dire io, esatto. Ma non la sono dimenticata, è che domani è doppia seduta ma tutta a porte aperte. Allora non faccio più la domanda. No, fagliela adesso, so perché è stata una grande domanda mia. Scusate. Mi ero preparato questa, no? Sì. Un discorso di lasciare libero, ma la possiamo fare uguale, insomma, comunque un punto in 5 partite arriva sicuramente in una situazione difficile, si sarà fatto magari già un'idea oggi nei giorni passati. Ecco, magari la domanda poteva essere di cosa ha bisogno questa Ternana, della tranquillità, magari trovare compattezza, anche alcune scelte immagino indubbiamente legate al modulo, al gioco che lei vorrà fare. Ecco. Ma allora, so che la scelta di fare a porte chiuse è impopolare sempre. Qual era l'obiettivo? Era, nessuno si inventa niente, non è che abbiamo la bomba atomica, la ricetta bomba, però se potevamo avere un minimo di vantaggio dal punto di vista del modulo tattico per sabato, visto che la prima settimana poteva essere usato, però visto che oggi gente ce n'era in abbondanza, quindi non è preclusione nei confronti di nessuno, era provare a fare un pochino le cose avendo un picco di incognita, però io non so per il discorso della tranquillità, uno deve prendersi le proprie responsabilità, anche perché questa è una squadra che per come l'ho vista io ha sempre c'è sempre messo impegno, non ha fatto punti, però non è una squadra che non si impegna, quindi alla fine non devono vergognarsi di niente, c'è da lavorare tanto. Io quando mi è stato proposto la Ternana, come penso ogni allenatore, la prima riflessione che fai è guardi l'organico. Secondo me la Ternana ha un buon organico, da essere un buon organico a diventare una buona squadra dobbiamo mettersi del nostro, io per primo e tutti quanti. Diventare una buona squadra fa parte di tante piccole, lo si diventa con tanti piccoli particolari, tattici, tecnici, però anche di volere fare le cose, cioè di andare a prendersi quello che vogliamo. Uno degli errori che potremmo fare più gravi è di trovare gli alibi. Qua non ci sono alibi, c'è da lavorare, concentrarsi sulle cose che si provano, cercare di fare le cose nel miglior modo possibile, poi l'errore ci può anche stare, però con l'atteggiamento di chi non si fa, non si demoralizza, ma anzi reagisce e nella difficoltà trova risposte. Quindi si lavora e da questo punto di vista anche oggi ho visto un bel atteggiamento, una squadra che si è messa a disposizione, che giustamente ci conosciamo. C'è da capire tante cose, perché un conto è l'idea che ti fai vedendoli in partita, un conto poi allenarli tutti i giorni, quindi come tutti i tecnici ormai noi diciamo due cose sempre, stesse cose, intensità e cura dei particolari, poi mi viene da ridere perché fanno tutti uguali, queste cose come sono scontate, è da capire quali sono nella cura dei particolari, i particolari giusti da trovare. Io spero di essere bravo, fortunato, trovarli il prima possibile. In questa situazione lei ci si è trovato, credo, quando ha sostituito Alberi. Sì. Lì era la terza giornata, qui è la quinta. Ecco, in queste situazioni quando si subentra, come si è comportato allora e che diciamo in queste situazioni ci si comporta soprattutto? A livello mentale, a livello tecnico, più che altro? Ma appunto il discorso è questo, dare risposte ai ragazzi e cercare di trovare le risposte giuste. In che senso? Io credo che una squadra prima di tutto deve avere equilibrio. Se uno analizza come era un po' successo a Latina, si pigliano tanti gol, poi dopo non è che uno ha la bacchetta magica e subito non li piglia, però credo che uno dei nostri obiettivi è quello di lavorare per prendere meno gol, per rimanere pericolosi, per diventare sempre più pericolosi, però per avere una forma appunto di equilibrio e di efficacia. E quindi l'obiettivo è questo, lavorare sul concetto di non perdere energie né mentali né fisiche in chiacchiere, impegno, perché io quando parlo di professionisti, cioè do per scontato che l'impegno e l'atteggiamento deve essere giusto per forza, poi se non c'è li richiamo, però
mi sembra un po' semplicistico dire manca l'impegno, ma bisogna fare, trovare le cose giuste da fare sul campo, e quindi l'idea è questa, partendo appunto da un gruppo competitivo, lavorare e diventare squadra. Mister, dopo un avvio claudicante, comunque solo dopo 3 partite, Longarini ha subito minacciato provvedimenti nei confronti di Toscano, questo come la fa sentire adesso che assume l'incarico lei? Questo è il nostro mestiere, no? Ci passiamo tutti, le situazioni sono, cioè, bisogna anche conoscere, non posso né giudicare né l'operato della proprietà né l'operato di Toscano, perché credo che sia una storia che è molto più complessa di quello che sembra, sono rapporti che vanno avanti anche nel tempo, quindi a maggior ragione non entro in merito. Quando fai l'allenatore, tu sai che uno dei grandi nemici tuoi è il tempo. Noi dobbiamo anche là, il discorso, se io pretendo dei ragazzi di non trovare alibi, non posso neanche darmi a me stesso. Io devo trovare una proposta di lavoro che cerca di guadagnare tempo e di trovare risposte il prima possibile. Lei prima parlava anche dell'aspetto emotivo, no? Della squadra e dell'impronta che da questo punto di vista vorrebbe dargli. Però che impronta dal punto di vista tattico invece vuole dare a questa squadra? Qual è il suo credo tattico anche in relazione al fatto che sicuramente non è una squadra costruita da lei, perché poi quando si subentra si trova già un gruppo già fatto? Ma il credo tattico va sposato con le caratteristiche dei ragazzi intanto, e analizzando quello che è stato prima, poi dopo appunto se vogliamo tenere un minimo di mistero per sabato ci proviamo, poi non so se ci riuscirò, però la risposta tattica che spero di trovare prima possibile, perché appunto è quella che dove si cerca di ottimizzare le caratteristiche di ogni ragazzo. Secondo me se tu parti con il concetto che il ragazzo sa in tutte le situazioni cosa deve fare e cerchi di trovargli delle risposte in base anche alle sue caratteristiche, gli dai una mano. Poi appunto quando l'impatto emotivo è un impatto che se costringi il ragazzo a pensare va ancora più in confusione, se invece dai una risposta, non dico automatica, ma se nel tempo diventa più automatica possibile, è anche facile che ci sia meno impatto emotivo, si deve concentrare sulle cose da fare. E tanto lavoro tattico anche, insomma. Tanto lavoro, ma come tutti, cioè, poi non è che uno appunto fa, le idee sono diverse, perché ogni tecnico ha idee diverse, però il concetto è logico che solo col lavoro li metti dentro, col lavoro, parlandoci, con tutti i supporti possibili, video, tutto quanto, guadagnando più tempo possibile e cercando anche, secondo me, logico che il mio impegno è nella convinzione delle mie idee trasmetterle con efficacia, cioè non devono essere convinti solo perché sono il mister, ma perché vedo che sono efficaci, quindi devo fare in maniera di dimostrargli che quello che facciamo dà risposta. Senta, ha avuto la prima richiesta alla quinta giornata, credo sia la prima, quinta giornata, prende in consegna l'ultima in classifica a San Carlo, un punto soltanto. Aveva tanta fame di panchina, ma ne voleva più di stare a guardare, oppure stava affascinato da Agri, che ne so, insomma, la scelta. No, allora, quest'anno potevo permettermi anche di aspettare. Lo so, potevo permettersi di aspettare. Però... Ed ero convinto di aspettare, sono onesto. Però, appunto, quando tu analizzi le situazioni, analizzi il gruppo. Cioè io quando ho preso Latina quella volta là, adesso non mi piace far paralleli perché sembra che sia contato che partiamo come loro magari, però cioè, parlo di un'esperienza simile, ecco, perché credo che fossero ultimi anche loro, perché un punto sempre era, se non erano ultimi forse erano a pari di merito. Io battezzi i giocatori perché sì, sono passate 5 partite, però ne mancano 30 e passa, quindi alla fine ce n'è di tempo per fare. E sono convinto che sia un gruppo che abbia delle qualità, che ancora non è squadra, ma senza dare demeriti a nessuno, né ai ragazzi né al vecchio mister, perché io quest'anno come tutti sono andato in giro, ho visto tante partite e squadre vere ne ho viste ancora poche, cioè squadre che ancora sono squadre, poi logico che c'è chi vince lo stesso, tante volte anche gli episodi fanno la differenza, perché se io analizzo la partita ternana di sabato il risultato poteva essere anche diverso. Quindi alla fine gli episodi tante volte magari offuscano o ingigantiscono quelli che sono qual è il momento della costruzione di una squadra.
e secondo me con questo gruppo si può fare un bel lavoro, e spero di farlo. Senti, li ha posto obiettivi la proprietà oppure per andare? Ma allora, quando parti da questa classifica uno deve essere molto concreto e devi, credo che devi pensare a far punti, perché poi dopo, ecco, dire siamo un bel gruppo, se ho capito io. L'anno scorso Catania era un bel gruppo, è andata a finire in certa maniera, forse all'inizio del campionato Frosinone tutti erano convinti che non era un bel gruppo e li ha tritati tutti quanti, e quindi alla fine è sempre tutto palla al campo. Gli obiettivi, uno credo che sia l'obiettivo più facile e più concreto, è concentrarsi sulla partita che deve venire e giocare sempre per provare a vincerla con equilibrio, e poi dopo più saremo bravi a far bene questo nostro obiettivo di settimana in settimana, e poi dopo si vedrà. Insomma, non è che logico che togliersi da una certa classifica aiuterebbe a tranquillizzerebbe un pochino le pance, e quindi sarebbe già una buona cosa. Lungi da me l'idea di metterla in difficoltà, proprio al contrario, però la domanda è ineludibile, cioè è inevitabile da parte mia porla. A luglio Toscano rinuncia al secondo anno di contratto a Novara, viene a Terni dove prende qualcosa di meno, viene criticato dalla proprietà dopo la prima sconfitta in Coppa Italia, viene abbandonato a se stesso, viene criticato a furia di comunicati ufficiali, non riesce ad avere un'interlocuzione con la proprietà Simone Longarini e si dimette esasperato. Questa non è una piazza difficile a livello ambientale, o perlomeno non lo è più, è una piazza difficile per come la proprietà si pone. Lei è pienamente consapevole di questo, di quello che rischia. Mi ricordo anche che Toscano è stato esonerato da questa proprietà il 31 dicembre del 2013, nel pomeriggio del giorno di San Silvestro. Ho risposto prima un po', cioè non posso, ogni situazione a sé, non posso permettermi di giudicare né Toscano e né la proprietà. Capita ogni, insomma, deve fare risultati, noi tecnici c'è poco da fare, poi dopo la forma e tante cose, cioè, appunto, tornando a un esempio, spero di tornarci meno volte possibile, è il mio dei due ultimi due anni dove ho fatto un campionato penso importante e dove l'anno dopo ho esonerato, e quindi alla fine è sempre quello, se non vinci ci sono degli interessi in gioco talmente alti che si provano alternative. Poi dopo tante volte nei rapporti d'affetto, come poteva essere il suo, anche come poteva essere il mio in questi due ultimi anni, perché logico, quando costruisci qualcosa di importante l'affetto si crea, perché vivi momenti belli assieme, come Toscano ha vinto qua, ci sta che poi dopo le componenti e le variabili siano tante, magari noi pretendiamo un qualcosa in più che però è giusto che ci sia e non ci sia, perché poi dopo quando si fa i risultati non è che si ricordano il passato, cioè a me mi penso che un esempio lampante, parlando di novità, lo cambio un pochino il discorso, è quello di Lippi ai mondiali. Ha vinto il mondiale l'anno dopo, lui forse il mondiale dopo si aspettava dei riconoscimenti che non gli sono stati dati, cioè, hanno tutti un po' ragione, però è questo il nostro mestiere, c'è poco da fare. 5-2 che lei ha adottato molto spesso in carriera potrebbe essere il modulo base della sua Ternana nel medio periodo, oppure ha altre idee? Sono valutazioni che sto facendo. Allora, una delle cose che ha fatto la Ternana in questo mese, senza continuare a non dar colpa a nessuno, è stato che ha cambiato spesso modulo, e può capitare se tu non trovi le risposte. Io spero di non incorrere nello stesso tipo di, non dico di errore, però di situazione, chiamiamola così. Ho delle idee, 3-5-2 so cosa mi ha dato, però non è che lo faccio perché è un modulo che richiede anche una condizione fisica di un certo tipo, perché è un modulo dove la dislocazione in campo non è uniforme, quindi io chiamo un po' un modulo da corsa, e quindi è anche dispendioso, quindi si tratta di capire quelle che sono le indicazioni che dà il campo e trovare soluzioni alle difficoltà che uno trova. Io adesso ho un'idea e spero che sia quella buona. Se non dovesse essere, adesso non è che uno fa incertezza, però credo che sia un discorso obiettivo, si prova anche altre strade, però si basano le risposte che hai visto nelle partite precedenti, vedi che è l'equilibrio che c'è stato in certe situazioni, e poi dopo insomma siamo qua per lavorare. Dire come e cosa credo che sia ancora presto. Un'ultima cosa da parte mia: quali giocatori conosce meglio di questo gruppo?
Ma Fabio Celavolo lo allena.